Ciao ragazzi, è notizia di ieri, insomma, che la Procura di Roma ha deciso di rinviare a giudizio l'ex dirigenza della Juventus, quella del caso plusvalenze e manovra stipendi. Ma prima di spiegare un attimo questo, volevo fare un breve, spero, anche se è difficile farla in maniera abbastanza breve, riassunto di quello che è successo in questi, diciamo, 2 anni e mezzo. Da dove parte tutto? Praticamente, se non vado errato, fine novembre del 2021 la Procura di Torino apre un'inchiesta denominata l'inchiesta Prisma, andando praticamente a perquisire tramite la Guardia di Finanza le sedi della Juventus di Milano e di Torino per quanto riguarda la compravendita di diversi calciatori che riguardano i campionati, i bilanci, non i, camp i, sì, i campionati, però i bilanci 19-20, 20, scusate, 18-19, 19-20 e 20-21. I filoni dell'inchiesta sono naturalmente le plusvalenze, ma anche la famosa manovra stipendi, ricorderete quella quando i giocatori della Juventus si erano messi d'accordo tramite chat WhatsApp con la società di rinunciare a 4 mensilità, che poi non era vero. Insomma, ricorderete la carta di Cristiano Ronaldo che poi la Juve qualche mese fa gli doveva dare la metà dei soldi che in teoria gli doveva dare all'inizio. Però, tornando un attimo al caso plusvalenze, cosa succede? Succede che poi anche la giustizia sportiva naturalmente apre la pratica e però vedendo un attimo quello che è venuto fuori, decide di archiviare tutto quanto. Salvo poi naturalmente con la motivazione che il valore di un giocatore non c'è un criterio che lo possa definire. Però a fine ottobre del 2022 succede che la Procura di Torino termina le indagini e ipotizza i reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato. E nonostante la Juve, tramite comunicati, dica di aver operato nella totale legalità, qualche giorno dopo succede, diciamo, il patatracco, ovvero l'intero CDA della Juventus decide di dimettersi dal presidente Agnelli, Nedved, arriva bene quant'altro, e dalla sera alla mattina, incredibilmente, la Juventus non ha più la sua dirigenza. Di conseguenza, il procuratore federale, in base ai documenti della Procura di Torino, decide di riaprire quindi anche il caso sia delle plusvalenze ma anche della manovra stipendi. Quindi sono due i casi in cui deve indagare. E ricorderete naturalmente, ricorderete tutti quanti, che la Juventus verso metà gennaio sarà penalizzata addirittura di 15 punti rispetto ai 9 che aveva chiesto la Procura federale, punti che si porterà dietro da gennaio, metà gennaio fino a metà aprile, salvo poi avere un attimo, diciamo, un momento in cui gli saranno ridati questi punti, ma solo per avere una pena, tra virgolette, più equa, più congrua, da parte del collegio di garanzia, che sarà di 10 punti, sarà una penalizzazione data quando mancheranno 3-4 partite alla fine del campionato, se non erro. Quindi questa sarà la pena che otterrà la Juventus per quanto riguarda il caso plusvalenze, ma c'è anche quello della manovra stipendi. E intanto a livello penale sono rinviati a giudizio dalla Procura di Torino, come detto, gli ex dirigenti della Juventus. Il processo però non parte perché i difensori, gli avvocati della Juventus dicono che non è la Procura di Torino che deve indagare, ma deve essere. Non è la Procura di Torino e quindi a Torino che si deve fare il processo, ma la Procura di Roma e a Roma si deve fare il processo perché la Juventus è quotata in borsa e tutte queste cose qui che non vi sto ad annoiare. Quindi si perde un sacco di tempo, passano dei mesi, naturalmente poi dopo questo è qualcosa che va a vantaggio naturalmente della difesa. Però intanto, per quanto riguarda l'aspetto sportivo, la Juventus, che sembrava sull'orlo del baratro, soprattutto per la manovra stipendi, incredibilmente
trova un patteggiamento con il collegio di garanzia, con il Tribunale federale nazionale, e praticamente paga una multa irrisoria a patto che non vada a fare ricorsi da altre parti. Intanto anche l'UEFA esclude la Juve un anno dalle coppe, la Juventus si sarebbe classificata terza o quarta, non mi ricordo, senza la penalizzazione, ma con la penalizzazione va addirittura fuori dalla Conference. Quindi praticamente a livello sportivo c'è questa esclusione dalle coppe di un anno, ma soprattutto il fatto che con una multina tutti quei soldi che girano attorno alla Juventus non ci siano delle sanzioni a livello sportivo di penalizzazioni o retrocessioni. Finisce tutto in una bolla di sapone, patteggiamentino e via andare. Cosa succede però a livello penale? Naturalmente i documenti vengono spostati alla Procura di Roma, gli juventini esultano perché dicono che hanno avuto ragione sul fatto che il processo si debba fare a Roma e quindi debba essere la Procura di Roma a fare le indagini, solamente che la Procura di Roma, oltre che a indagare sui 3 anni di bilancio che vi ho elencato prima, deciderà di indagare anche sul 2021-2022. Nel frattempo, a livello sportivo, Agnelli, arriva bene, compagnia, sono squalificati. Però per quanto riguarda il processo penale, appunto, a Roma vengono confermate tutte le accuse, aggiotaggio, false fatturazioni, false comunicazioni. Adesso non mi ricordo esattamente, forse me ne dimentico qualcuna, ragazzi, perdonatemi, ma non me le ricordo tutte quante. Sta di fatto che aspetta, che magari vado a vedere un attimo per ricordarmi. Confermare tutte le ipotesi di reato, insomma, quelle che vi avevo già detto, sì. Detto questo, cosa succede? Appunto, arriviamo ad oggi, che vengono rinviati a giudizio Agnelli, arriva bene e Nedved e Paratici. Cosa vuol dire? Praticamente che i PM, ovvero quelli che indagano, hanno deciso di procedere perché ci sono, diciamo, c'è una tesi accusatoria fondata e adesso diciamo che la palla passerà al giudice dell'indagine preliminare che potrà decidere se rinviare a giudizio ulteriormente oppure diciamo che concluda qui se, con un nulla di fatto la questione. Detto questo, naturalmente le ipotesi, come vi avevo detto, di reato sono quelle di false fatturazioni, scritture private, aggiotaggio, ovvero l'aggiotaggio è praticamente quello di dichiarare il falso, diffondere notizie non veritiere, fare operazioni che non sono vere, insomma, ecco, una roba del genere. E le scritture private, quelle che vi ho detto prima, ma anche per quanto riguarda la compravendita di calciatori, da Kulusevski a Romero per quanto riguarda con l'Atalanta, anche a Demiral per quanto riguarda con il Sassuolo all'epoca, insomma, attraverso le intercettazioni che sono venute fuori da parte dei dirigenti juventini, la procura ha, e poi alle false fatturazioni e quant'altro, la procura ha deciso di andare avanti con la sua indagine e adesso ha rinviato a giudizio queste persone. Starà al giudice dell'indagine preliminare confermare oppure no. Naturalmente, se fosse confermato, si andrà a processo. Ragazzi, io spero di essere stato chiaro, di avervi detto le cose più dettagliate possibile e di avervi reso l'idea di quello che sta succedendo.
Vi ricordo sempre di seguirci sul nostro canale YouTube, Twitch, pagina Facebook e Instagram, seguiteci anche su X e sempre Forza Inter. Ciao a tutti!